Sono le 11.20, siamo a circa 7 km da Forlì, come vedete Miles non c'è perché è già sul posto, visto che c'è stata un po' un'incomprensione che dovevamo beccarci a Imola, ma alla fine, morale della favola, i ragazzi sono già a Forlì. Sono in macchina con i nostri fidatissimi e amici cameraman Andrea e Leon, in questo momento ovviamente sono davanti a me. L'atmosfera, ragazzi, purtroppo è quella che è, dato tutto il casino che è successo con la Guardia di Finanza, che sono venuti a sequestrare mod senza marchio CE, basette di nicotina vendute sotto prezzo, liquidi senza ammenda, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra idea per il video di oggi era di fare qualcosa di simpatico, di positivo, purtroppo la situazione è quella che è, quindi ci accontenteremo di fare un breve reportage di quella che è la fiera, di quella che è la situazione attuale. Arriviamo! Di brutto, poi da babbo di brutto. Siamo pronti per entrare nella vape box, compa. Siamo prontissimi. Faremo una recensione live di due aromi e vedremo se saremo così bravi da vincere il contest. Ovviamente si vincono i contest con i like, quindi voi, e ve lo dico avvicinandovi, dovete mettere like, dovete likeare Vapers for Passion. Buongiorno! Da cosa cominciamo? Vaffer non fortissimo molto, non so. La nocciola si sente parecchio. Sì, tipo Nutella. Ragazzi, chi ci segue lo sa già, chi non ci segue. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like qua sotto. Noi siamo lontani da Verona, siamo a un'ora di macchina, ci serve il volo, mettete like! Io sono Kata. Io sono Mai. Io Gianni. Ceve. Viaggio. E alla prossima, Wagyu. Ciao! Andiamo, abbiamo trovato una persona importantissima nel mondo dello svapo. L'abbiamo trovato finalmente. Una persona di grandissima rilevanza. Vienici a fare un saluto assolutamente grande. No, che data tutta la situazione del bordello che è successo, volevamo tirare un pochino sull'atmosfera. Vai bene, anche perché comunque bisogna spiegare agli utenti che qua si sta bene oggi. Cioè l'aria è pulita, non c'è puzza di marcio, tutto si sta svolgendo regolarmente, quindi sarebbe bello anche vedere un pochino più di affluenza. Uè, ciao! Un pochino più di affluenza ci sarebbe stata assolutamente. Buongiorno. Iron Vapor Passion Channel. Salve a tutti. Buongiorno. Siamo qui con Miles. Sì, salve. E Kata. Ciao. Oggi parleremo di niente, di due ragazzi molto speciali che mi vengono a trovare. Sì, down, dei ragazzi speciali del sindrome down, frate. Ragazzi speciali. Un po' di problemi mentali. Sì, però ci fanno divertire, parlano di un sacco di cose interessanti e ci poi assaggiano i miei liquidi e poi mi danno un sacco di dritte, così li aggiustiamo, li miglioriamo. Sappiamo ai vapers, perché plurale, no? Fa con la S. Certo. Ai vapers cosa piace, perché il vapor è, come posso dire, è in evoluzione, sì. Quindi il suo gusto può cambiare e voi ci tenete allineati su questo fatto, giusto? Le tendenze cambiano, le mode, perché alla fine sono anche poi mode, magari c'è il periodo del popcorn, anche le periodo del tabacco. Si evolvono, hanno bisogno di cose diverse sempre. Sì, sì, sì. Sempre... bisogna essere sempre al passo con i tempi. E potrei dire una cosa, se posso? Vai. E ragazzi, noi non crediamo nelle sviolinate e cose del genere, ma noi ormai, ridendo e scherzando, è quasi passato un anno dalla prima volta che abbiamo recensito Iron Vapor e siamo veramente soddisfatti di collaborare con questa casa, che si dimostrano molto aperti ai suggerimenti, a migliorarsi sempre di più e ad cercare nel proprio piccolo, riuscendoci sempre ad azzeccare sempre tutti i gusti e tutto. Complimenti ad Iron Vapor. Bravi ragazzi. Grazie, grazie. E dopo un'ora di discorso di Kata, torniamo. Andiamo a cazzeggiare. Adesso bisogna andare a riconquistare la mia birra. Tu! Dov'è?
Siamo qui ai microfoni di Vapor Sport Fashion per salutare una persona importantissima nel mondo dello svapo. Attenzione, i felpa. Io posso venire a Forlì e incontrare voi due, cioè non è... Se noi incontriamo Jacopo con una felpa dentro una Pyrex, tutto è possibile. Ecco qua, cogliamo l'occasione per fare un'intervista a una persona importantissima. Adesso è il momento di Cesati, ragazzi, perché la cosa... Eccolo là! Dov'è? Eccolo! Eccolo una persona di enorme rilevanza nel mondo dello svapo! Andiamo a salutare il nostro amico! Tutto a posto, tutto bene. Noi purtroppo siamo nati deficienti. Lione, ragazzi, è stato convertito. E dei nostri, li abbiamo convertiti tutti, adesso anche Lione. Un applauso. Vai Lione! Adesso dobbiamo allevare il Lione. Ragazzi, il video è terminato, noi siamo sotto la pioggia, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace qua sotto, non ci tirate. E poi se siete su Facebook mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, mettete un bel mi piace all'Audi, condividete il video, l'Audi everywhere. Io sono Kata, io sono Miles e alla prossima fiera, voglio, ciao!